Le immagini che state vedendo sono di una corrida. Sono immagini che non ritraggono una sfida, quanto piuttosto un'esibizione dal finale già deciso. Una lotta impari tra un torero, il matador e i suoi assistenti, e un toro stordito, aizzato, condannato a morire, come nei giochi dell'antica Roma. Le corna vengono tagliate e limate, e il fatto che gli vengano tagliate le corna fa sì che il toro entri già nell'arena disorientato, perché con le corna riesce a percepire il proprio corpo nello spazio. In una plaza el animal, además lo vas a ver, no desea enfrentarse a nadie, él está mirando a todas partes y empieza a correr porque el animal lo que está buscando es una salida para escapar. Y se han dado no para combattere, luchar contra el torero. No, eso es invención del lobby taurino. Oggi, signori miei, parliamo di un tema non proprio piacevole e vorrei fare una precisazione per evitare di urtare la sensibilità di chi tra voi preferirebbe non assistere a certi spettacoli, giustamente. Ho censurato il video in molte delle sue parti. Per chi invece ha uno stomaco talmente forte da resistere anche a una quadrupla dose di caffeina, ho già reso disponibile, tra cui agli abbonati di terzo livello che supportano il canale su Patreon e YouTube, una versione non censurata. Bene! Perché proprio la corrida? Si tratta di un argomento controverso che coinvolge identità culturale, dibattiti politici e questioni etiche. Perfetto per Novo Alexio. La mia opinione riguardo si basava sul sentito dire, su una conoscenza generalista. Così, di punto in bianco, ho deciso di volare a Madrid e acquistare un biglietto in prima fila per la corrida del 2 aprile, ore 18. Arrivato in aeroporto, però, il mio amico Jacopo mi ha prima fatto sorgere un dubbio. Simo, ma copertura ce l'hai? Ma mi stai invitando a nozze così, dai. Allora, ti devo spiegare di nuovo che quando siamo in posti come questi grandi, enormi, con un wifi pubblico, come dicono qui in Spagna, la cosa migliore da fare è utilizzare questa app qui, NordVPN. Allora, siccome io ho un po' di nostalgia canaglia italiana, l'ho impostato su un server italiano, però siccome siamo in Spagna, per sentirci un pochino più madrilegni, bisogna andare a passo a Madrid e siamo magari con un server un pochino più veloce, può far sempre comodo. Siamo protetti, abbiamo la certezza che non ci freghino su questi generi di wifi pubblici. Poi andiamo su impostazioni, vedi le mie reti, Airport Free Wi-Fi Arena, che è quello pubblico dell'aeroporto, tipicamente rete non protetta, dice. Infatti qui si cade nel gatto don't say cat if you don't have it in the sack, no? Già, un ringraziamento speciale va a NordVPN, che ha deciso di sostenere Novo Alexio anche in questo progetto. Ormai sono in viaggio da quasi ogni mese, per andare laggiù in Spagna ho utilizzato un piccolo trucco. Per evitare il problema della discriminazione dei prezzi, che sono diversi da stato a stato, con NordVPN si può comparare i prezzi, ad esempio dell'aereo, dell'hotel, e scegliere la nostra prossima meta al prezzo che riteniamo migliore. Basta localizzarsi fuori dall'Italia, cancellare i cookies, scegliere i paesi in cui i prezzi sono apparentemente inferiori e paragonarli. Se volete usufruire di tutti i vantaggi offerti da NordVPN, vi basta andare sul link che trovate in descrizione e godere di un'offerta speciale targata Novo Alexio. Arrivati a Madrid abbiamo fatto un rapido giro per la città e fin da subito ho notato bandiere spagnole e t-shirt con sopra stampati tori neri sul petto, dipinti con toreri e gadget di ogni tipo richiamanti la corrida. Capirò più tardi il perché di così tanti oggetti. L'altro motivo per cui sono finito a Madrid è che, come ormai sono solito fare in questi reportage, desideravo condurre delle interviste in modo che qualcuno mi illuminasse sulla corrida, fornendomi impressioni di prima mano. E così sono riuscito a entrare in contatto con ben 4 persone. Encarna Carretero, membro dell'Association Nacional para la Defensa de los Animales, ANDA, Stefano Luppi, imprenditore italiano che vive in Spagna da anni, Anna Bejar, tesoriera del PACMA, cioè il Partito Animalista Spagnolo, e Bianca Boldrini, responsabile del settore allevamento della LAV, Lega Antivivisezione.
Ho provato più e più volte a contattare direttamente allevatori di tori e associazioni culturali pro corrida per intervistare anche l'altro lato della medaglia, però nada, qualunque sia il motivo. Purtroppo è una costante nei miei video, ma perdonate la schiettezza, me ne sono fregato e ho deciso che comunque avrei continuato lo stesso. Mi sono voluto fare un'idea embrionale di cosa ne pensi la gente della corrida e quindi, anche se non ho mai studiato spagnolo per una singola ora in tutta la mia vita, sapete, sono un Germanic boy, non mi sono certo risparmiato nel chiedere opinioni alla gente con il mio spagnolo maccheronico e terrificante. Nos vamos a vedere la corrida. La vais a ver toros. Sí. La ventas. Pero queríamos saber más cuál es la opinión pública de los españoles por la corrida, porque es un algo de controverso. Sí, es un tema que es complicado, pero yo creo que la gente de hoy en día ya no le gusta tanto. Ok, no le, en la mayoría. En la mayoría no le gusta tanto. Quanto detto al tassista ce lo confermano i dati. Secondo un sondaggio condotto dal Ministero della Cultura spagnolo, il 65% della popolazione nutre scarso interesse nei confronti della corrida, dato che sale al 75% tra i giovani. Torneremo più avanti su questa questione. La Plaza de Toros come struttura architettonica è affascinante, indubbiamente. Si respira un clima di festa fuori dalle mura e, come in tutti gli spettacoli che si rispettino, non manca la speculazione. Ecco il bagarino lì che prova a vendere i biglietti a un prezzo ancora più alto di quello che costano. Evidentemente i capelli da Yankees sono la norma in queste situazioni. Una volta dentro l'arena mi do uno sguardo attorno, c'è un bel po' di gente, più di quanta me ne aspettassi sinceramente. Un turista americano poco prima di entrare addirittura mi aveva detto che l'evento del giorno non era neanche uno spettacolo così importante, i toreri non erano grandi nomi. Il silenzio dell'attesa viene spezzato da un suono di trombe misto ad applausi. E la corrida comincia. Toro contro uomo. In una scena che è difficile descrivere a parole. Lo spettacolo viene ripetuto e ripetuto. Solitamente sono sei i tori che vengono immessi nell'arena, ma al terzo non ne posso più. Certe scene un conto è vederle in video, dove il filtro di uno schermo ti può anche isolare emotivamente. Un altro conto è vederle in diretta. Per il disgusto sono uscito circa un'ora prima che il tutto finisse. Credo di non aver mai visto in tutta la mia vita qualcosa di peggiore di questo. Credo sia giunto il momento di capirci qualcosa di più. Perché la corrida? Così come una partita di calcio rappresenta un evento all'interno del mondo del calcio, una corrida è l'espressione ultima di un fenomeno più generale, la tauromachia. Più che uno sport, la tauromachia è un tipo di spettacolo originariamente diffuso tra le civiltà mediterranee del passato. Avete presente questo affresco? Ci ho fatto anche un video vecchissimo anni fa ormai, non lo guardate perché è veramente imbarazzante, ma anche nell'antica Cina, in cui uno o più uomini sfidava in una prova di forza e abilità uno o più bovini di grossa taglia, tra cui il toro. Certo, esistono anche gli scontri tra tori, ma questi non incarnano lo stesso valore simbolico. Come sostiene l'antropologo Marvin Gary, ancora oggi questi eventi rituali hanno la funzione di esorcizzare la morte, rappresentata dall'animale, e di riaffermare la supremazia dell'essere umano sulla natura. Perché vedi, sta bestia di 500 kg con delle corna che fanno paura e davanti c'è questo omino, perché poi di solito i toreri sono tutti magri, sono 70-75 kg. Con questo vestito tutto attillato che sembra che sia quasi una provocazione nei confronti del toro, nel senso sono qua praticamente io nudo davanti a te bestia enorme e l'unica arma che ho per difendermi è un pezzo di stoffa. Vi spiego in brevissimo come funziona il tutto. Una corrida non è un semplice scontro tra matador e toro, bensì un evento che prevede sei combattimenti contro sei tori diversi, gestiti da una squadra di toreros, detta quadriglia. Ognuno dei combattimenti si suddivide in tre fasi, o terzi. Nella prima, il tercio de varas, i capotes fanno imbestialire il toro con un drappo di tela bagnato, mentre i picadores a cavallo si occupano di contenere l'animale. Il cavallo viene in questo modo un po' anestetizzato e si renderà conto di dov'è solo quando verrà purtroppo colpito dal toro. Difatti mi immagino comunque che nonostante la bardatura il cavallo subisca anche qualche trauma, perché sì, comunque io ho visto che sono dei cozzi terrificanti. Sì, beh, i cavalli spesso se non muoiono nell'arena vengono abbattuti dopo per le ferite riportate. Nella seconda fase, il tercio de banderillas,
3 banderilleros colpiscono il dorso del toro con delle asticelle. Solo nella terza fase, il tercio de muleta, il matador, finisce il lavoro. Circa. In pratica, quando poi viene portato fuori dall'arena, ci sono, mi dicevi, casi in cui il toro può anche essere ancora vivo. Sì, può essere ancora vivo. Quando indultano un toro, lo indultan para semental, ¿no? Lo llevan a la finca, además. Pero se han dado casos de toros indultados que han muerto a los pocos días. Para la infección de... Por las infecciones que le ha provocado, pues todas las heridas que tenía el animal, vive muy poco. Infine, una giuria sancisce la vittoria del matador e sceglie se premiare quest'ultimo con le orecchie o con la coda del toro. E questa è in sostanza la corrida. Al giorno d'oggi diversi ordinamenti definiscono il maltrattamento di animali e quindi anche l'organizzazione di competizioni che ne mettono in pericolo l'integrità fisica come un reato punibile sia pecuniariamente che con la reclusione. Sussistono leggi simili, ad esempio in Italia, Danimarca e Regno Unito. Per quanto riguarda la tauromachia, in alcuni paesi come Argentina e Brasile vige un divieto specifico, mentre in Canada, Stati Uniti, Costa Rica, Bolivia e Portogallo la turada, cioè la corrida alla portoghese, risulta un'attività legale perché non comporta la morte del toro. La Francia, dal canto suo, proibisce la tauromachia su tutto il territorio nazionale, ma ne permette lo svolgimento in alcune aree del sud del paese, in quanto tradizione ininterrotta. Avete capito dove voglio arrivare. La tauromachia con annessa uccisione dei tori è consentita in Perù, Venezuela, Messico, Ecuador, in Colombia, dove si sta attualmente discutendo se bandirla, e a due passi da noi. Se sumo è sinonimo di Giappone e baseball di Stati Uniti, tauromachia e corrida vogliono dire Spagna. En el año 2013, que esto fue con el gobierno del PP, estaba Mariano Rajoy, entonces es legal, la tauromaquia, por desgracia, es autorizada. Y entonces, al ser declarada patrimonio cultural, pues ahora pertenece, ahora depende del Ministerio de Cultura. Antes estaba en el Ministerio del Interior, pero al ser declarada patrimonio cultural, con lo cual ya el Ministerio de Cultura tiene obligación a darle dinero. We are not proud of it. It's a shame for Spain to be known for this such a mistreatment of animals. There are like 18 festivities related to bulls here in Spain. Only 1,000 are corridas. The rest of them are what we call running of the bulls and this kind of events with the animals, but are not in the arena. Pensiamo ad esempio alla famosa Corsa dei Tori di Pamplona, l'Encierro, che viene celebrata ogni anno in onore di San Firmino, il santo patrono della città. Questi spettacoli, come la corrida a cui ho assistito a Madrid, non sono semplicemente delle tradizioni portate avanti da qualche proloco, bensì show dietro ai quali ruotano gli interessi di un'industria, la cui rete intreccia intrattenimento, sport, politica, turismo, allevamento, oggettistica, mass media e pubblicità. Pensiamo soltanto che per un posto in prima fila, come nel mio caso, il costo del biglietto è stato 240 euro. Quante gole a dormire ci potevo comprare con quella cifra? Allora, avevo 3 in matematica, quindi non prendete per affidabile questo calcolo, dovrebbero essere 1200 gole ad ora. Mi sento un po' scammato. Continua ad essere comunque uno spettacolo con moltissima tradizione, ci va molta gente. Probabilmente se i prezzi fossero più economici ci andrebbe ancora più gente. Fermarsi solamente al fatto che si uccide un animale è molto riduttivo. Le origini della corrida sono a dir poco fumose. La teoria più accreditata vuole che i primi a coinvolgere bovini e tori in rituali sacrificali siano stati i Celtiberi, popolazioni celtiche stanziate in Spagna fino al II secolo a.C. Con la conquista romana poi i tori sarebbero stati inclusi negli spettacoli dei gladiatori. La nascita però della corrida moderna si fa risalire al 1726, quando il primo matador, tale Francisco Romero, divenne famoso per aver sperimentato l'abbattimento del toro con un singolo colpo di spada. La corona spagnola impiegò ben poco per capire di poter monetizzare da quegli eventi così popolari, in modo da reinvestire il denaro nella realizzazione di strutture pubbliche come strade, mercati e ospedali. Così le autorità incaricarono le maestranze reali, originariamente specializzate nell'allevamento di cavalli e formare cavallerizi, di promuovere manifestazioni taurine nelle principali città del paese. Dalla seconda metà del XVIII secolo, Madrid, Saragosa e Siviglia disponevano già di importanti plazas de toros.
Anche la Chiesa Cattolica, da sempre avversa alla tauromachia, considerata legata al paganesimo, prese a finanziarsi a livello locale tramite la corrida, specialmente a Toledo, Huelva e Cadice. In altre parole, le manifestazioni taurine erano antenate degli odierni crowdfunding, un po' tipo il mio Patreon o i singoli reportage da voi finanziati, per esempio l'Islanda. Un meccanismo cioè scalabile ed esportato persino nelle colonie del Sud America. Il passo da prelievo fiscale mascherato da spettacolo a business fu breve. Nella seconda metà dell'Ottocento, proprietari terrieri, banchieri e politici ritennero profittevole una cooperazione tra pubblico e privato per edificare grandi arene per la corrida, attrarre più persone e dunque incassare cifre considerevoli tramite la vendita di biglietti. Nel 1880 la Spagna arrivò a contare almeno 105 plazas de toros in grado di ospitare tra le 2500 e le 12500 persone, con giuria annessa. Nessuno spettacolo però si sarebbe potuto tenere in mancanza di un elemento fondamentale, i tori. A fornirne di aggressivi e coraggiosi furono non più le maestranze reali, ma delle famiglie di allevatori specializzati, i cui ranch venivano pubblicizzati su poster e giornali. Il toro è stato selezionato, il toro è il toro di Lidia, che è una razza che è stata selezionata perché più indocile rispetto ad altre razze di bovini, e questa indocilità è stata estremizzata nella selezione genetica, una selezione genetica a cui il comparto zootecnico ci ha abituati, una selezione genetica estremizzata ed innaturale. Il toro già all'età di 2 anni, in realtà vengono portati nell'arena a 3 anni, quindi molto giovani, all'età di 2 anni ha un primo assaggio, se lo vogliamo chiamare così, di quello che aspetterà lui nell'arena, perché vi è la tentia, che è la pratica attraverso la quale gli allevatori selezionano i tori da combattimento con i tori da riproduzione. Viene riproposto quello che accadrà nell'arena, in delle arene private, ma con veri e propri matadores, e delle armi utilizzate che sono più piccole, ma comunque che infieriscono sull'animale e lo feriscono. Alle soglie del XX secolo emersero i veri re dell'arena, i matadores. Un matador famoso e rispettato poteva ricevere compensi annuali 5 volte superiori a quelli di un giudice e 17 volte quelli di un ingegnere. Un simile stipendio gli permetteva di pagare personalmente la propria quadriglia. La corrida impiegò ben poco per trasformarsi così in una questione sociopolitica. Tutto ruotava attorno all'enorme fermento del pubblico durante le esibizioni. I politici più conservatori credevano che le plazas de toros avrebbero potuto trasformarsi in dei covi rivoluzionari, perché permettevano sia alle classi sociali più agiate che a quelle operaie di affollarsi in un unico luogo. In più, associazioni animaliste spagnole e quotidiani britannici e statunitensi si lamentavano della brutalità di un'esibizione rischiosa per i quadrilleros e crudele nei confronti del toro. Invece, i sostenitori della corrida vedevano di buon occhio la sua capacità di distrarre il popolo dai problemi della Spagna, un paese che all'epoca era tutt'altro che progredito a livello economico. Ben presto, così, le autorità trovarono il modo di rivisitare la corrida in chiave nazionalista e patriottica. In occasione della guerra che nel 1898 vide opposti Spagna e Stati Uniti per il controllo di Cuba, ma anche Puerto Rico, Guam e Filippine, a maggio Madrid ospitò una grande corrida di beneficenza a sostegno della Marina Militare. La cosiddetta corrida patriottica divenne una consuetudine nel corso degli anni 30 durante il conflitto civile spagnolo. Lo stesso Francisco Franco, una volta conquistata la capitale nel marzo del 39, ne tenne una per celebrare la propria vittoria. Il nazionalismo militarista del caudillo non poté far altro che includere la tauromachia tra le frecce della propria faretra. Secondo la ricercatrice Justine Guittard, le manifestazioni taurine, trasmesse dagli anni 70 anche in televisione, servivano a consolidare non soltanto rigidi ruoli di genere, per cui l'uomo, il matador, incarnava forza e destrezza, ma anche l'idea di un eroe nazionale al servizio di Dio e della patria, pronto a sfidare il nemico, il toro. Le immagini che vedete in questo momento sono davvero di repertorio, perché me le ha passate il padre di Jacopo, le ha registrate durante una sua visita in Spagna negli anni 70. Ho fatto digitalizzare il rullino e questo è il risultato. Come vedete, stesse tradizioni che perdurano nel tempo.
C'è un ultimo particolare dettaglio che vorrei portare alla vostra attenzione per farvi capire quanto la cultura della corrida sia stata sostenuta, cavalcata e costruita a tavolino nel tempo da interessi economici e politici. Nel 57, per pubblicizzare il proprio brandy, l'azienda vitivinicola Osborne disseminò le campagne spagnole di enormi cartelloni in metallo a forma di toro, di modo che gli automobilisti, circolando per le strade del paese, potessero notarli. I cosiddetti tori di Osborne sarebbero poi diventati segni distintivi del paesaggio iberico, associati alla tauromachia e alla Spagna intera. Nell'88 il governo bandì qualsiasi tipo di annuncio pubblicitario sulle strade nazionali e la Osborne espose ricorso. Ebbene, nel 97 il Tribunale Supremo, non una qualsiasi corte provinciale, dichiarò che i cartelloni dovevano rimanere dove erano perché, più che indurre a comprare un prodotto, commemoravano la fiesta, cioè la corrida. Ed ecco, cari miei, come il toro si è trasformato nel simbolo nazionale della Spagna, che trovate su tazze, bicchieri, felpe, maglie, portachiavi, cartoline. Non tutti, però, sembrano accettare questa consuetudine. Ad esempio, la Catalogna rifiuta il toro di Osborne come emblema e adotta nei propri prodotti brandizzati il burro catalan, l'asino catalano. Il motivo è presto detto. El 77,5% de los festejos taurinos se concentran solamente, ahora mismo solo en 4 comunidades autónomas. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. La corrida da sempre è stata un'attività legata allo Stato centrale. Difatti il movimento indipendentista catalano collega la brutalità della corrida direttamente allo Stato spagnolo. Non vuole che la Catalogna sia associata né all'una né all'altro e quindi cavalca le proteste degli animalisti per portare avanti rivendicazioni politiche. Non a caso nel 2010 il Parlamento catalano ha bandito la corrida su tutto il territorio regionale. Ma questa legge non è andata a intoccare il correbou, cioè la corsa dei tori per strada che, come riferito dalla stessa ANA, prevede comunque l'uccisione degli animali al termine della manifestazione. Una riconferma che la tauromachia, nelle sue forme diverse, pervade tutto il territorio spagnolo. Comprai il Mundo e mi regalarono un libro, che era un libro di 3 o 4, eccetera, eccetera, proprio sulla corrida, eccetera, eccetera. E lo cominciai a leggere e dico, c'era no, non lo so, io parlo bene spagnolo, ho letto un sacco in spagnolo, perciò una quantità di parole che non avevo mai sentito in vita mia, perché erano solo assolutamente specifiche per il mondo del toro. Si tratta di una tradizione difficile da scardinare. Nel 2016 la Corte Costituzionale Spagnola ha annullato la decisione del Parlamento catalano, perché soltanto lo Stato centrale deterrebbe l'autorità necessaria per regolamentare il patrimonio culturale nazionale. Attualmente esiste un sindacato di allevatori di tori da combattimento, fondato nel 1905, che rappresenta gli interessi di 347 aziende agricole, nonché l'ANOET, Associazione Nazionale di Organizzatori di Tauromachie, a cui è affiliato il 90% delle principali plazas de toros del paese. Sempre nel 2016 l'ANOET ha messo in guardia le autorità iberiche. Qualora la corrida dovesse venire vietata, la Spagna potrebbe perdere 3,6 miliardi di euro all'anno e 200.000 posti di lavoro. La tauromaquia se subvenciona con el... ¿Para quién? Sí, sí, pues mira, la tauromaquia está subvencionada con dinero público, porque si no se subvencionara, esto sería totalmente insostenible. Nel 2013 un gruppo di deputati spagnoli del Parlamento Europeo assicurò che Madrid avesse finanziato la lobby che ruota dietro la tauromachia con 571 milioni di euro. Certo, parliamo di stime tutt'altro che disinteressate, come nel caso dell'ANOET. Non c'è dubbio, ad ogni modo, che gli allevatori di tori ricevano i fondi della PAC, la Politica Agricola Comune dell'Unione Europea. Dal 2003, infatti, i sussidi destinati alle aziende agricole vengono allocati in base alla quantità di terra lavorata, senza tener conto di ciò che viene coltivato o allevato e per quali scopi. Non vi è un divieto espresso nella PAC di finanziare questi allevamenti di tori da combattimento. Infatti poi c'è da dire che gli allevatori riescono ad avere dei fondi anche per vie traverse. Ad esempio, dalla PAC riescono ad avere le sovvenzioni legate ai terreni agricoli, perché in realtà gli allevamenti di tori da combattimento sono allo stato brado e semibrado e quindi è possibile. Oppure riescono a far ad ottenere dei finanziamenti perché li ottengono tramite quelle sovvenzioni destinate alle vacche per la produzione di vitelli da carne. E poi c'è anche da dire che ci sono anche dei programmi di finanziamento
che finanziano progetti culturali come ad esempio Europa Creativa, la corrida, essendo patrimonio culturale, riesce a farsi finanziare da questi programmi di finanziamento europeo anche appunto le attività che porta avanti. E fidatevi, quando una tradizione considerata atavica va incontro a interessi economici e politici pronti a fare ostruzionismo, il risultato è quantomeno grottesco. It's very important also to point out that our current government is promoting bullfighting, since they have excluded bulls from the animal protection law. They don't consider bulls like animals, actually. No. So what are they? Well, they are animals to get money out of them because they participate in this cruel spectacle. Sì, avete capito bene. Lo scorso 16 marzo il Congresso spagnolo ha approvato sotto pressione di Podemos, principale forza alleata del Partito Socialista al governo, una ley de bienestar animal. Tra le varie misure, la legge a tutela del benessere animale vieta l'utilizzo di qualsiasi essere vivente in circhi, festival, rappresentazioni religiose, parate e processioni. Per la corrida, ovviamente, non c'è stato alcun problema, perché in quanto patrimonio culturale spagnolo è intoccabile. Fin qui abbiamo descritto la corrida come un fenomeno economicamente preponderante, descrittivo di una nazione intera. In effetti in Italia abbiamo la percezione che le manifestazioni taurine siano tradizioni millenarie, delle quali la Spagna e gli spagnoli non potrebbero fare a meno. Ebbene, è tempo di sfatare anche questo mito. Nel 2008 in tutto il paese si tennero 3.295 spettacoli taurini. 10 anni dopo, nel 2018, il numero è sceso a 1.521. Se consideriamo la sola corrida, invece, i dati del Ministero della Cultura riportano una tendenza simile. Dalle 648 esibizioni del 2009 si è passati a 349 del 2019. È circa il 5,9% degli spagnoli che sono ancora ad essere ancora interessato alla corrida e sono la maggior parte over 65. Tant'è che spesso il settore appunto della corrida mette da diversi biglietti gratuiti ai giovani. Questo calo così drastico è dovuto a due fattori: la sempre maggiore disaffezione del popolo spagnolo nei confronti della tauromachia e la crisi del 2008, che ha fortemente ridotto i finanziamenti pubblici agli spettacoli. Cosa pensa lo spagnolo medio della corrida? Ma c'è sicuramente molto meno interesse che anni fa, voglio dire, il pubblico c'è meno pubblico, anche per la ragione che i biglietti sono abbastanza cari in generale, soprattutto nelle Plaza de Toros, che sono le più grandi e le più importanti. In tempi più recenti la pandemia ha sferrato un'altra stoccata sanguinosa, clamorosa anzi, al business della corrida. Con le Plazas de Toros chiuse e l'impossibilità di organizzare spettacoli all'aperto per via delle restrizioni, tra il 2020 e il 2021, la sola comunità autonoma di Madrid ha speso circa 16 milioni di euro a sostegno del settore della tauromachia. Una volta allentate poi le misure anti-Covid nel 2021, arene ed eventi con i tori hanno registrato un minimo storico di sole 824 esibizioni in tutta la Spagna. In questo frangente il governo spagnolo ha dovuto stabilire delle retribuzioni minime per tutti i toreros. Se è vero che i matadores più famosi possono arrivare a guadagnare anche 100.000 euro a singola corrida, lo stesso non vale per i loro aiutanti. Ad oggi l'impiego nelle Plazas de Toros è più che altro saltuario, considerata anche la scarsità di esibizioni. En cuanto al empleo que generan, es mucho más que precario, mínimo 450 euros al mes. Non si può vivere con questo dinero. Nada. A conti fatti stiamo parlando di un settore che sta cercando di sopravvivere, aggrappandosi con le unghie e con i denti alla tradizione. Nel 2022 il governo di Pedro Sánchez ha introdotto il Bono Cultural Joven, un buono che vale 400 euro ed è del tutto simile al nostro 18 app, utile per comprarsi libri, computer e biglietti per attività culturali. Tuttavia il governo ha escluso la corrida dalle opzioni d'acquisto. La Fundación del Toro de Lidia, che si erge a salvaguardia degli spettacoli taurini, ha quindi presentato ricorso e lo scorso febbraio il Tribunale Supremo ha annullato la misura del governo. Quel che fa specie è che sia stato il Ministero della Cultura, lo stesso che in teoria dovrebbe occuparsi di finanziare la tauromachia, a promuoverne l'esclusione dal Bono Cultural Joven. La sfida più grande a cui toreros, allevatori, organizzatori e promotori vanno incontro viene sicuramente posta dagli attivisti animalisti. Le critiche piovono nei confronti della violenza degli spettacoli, ma non riguardano soltanto la tortura riservata al toro. Secondo uno studio pubblicato sulla nota rivista scientifica Nature, per matadores e assistenti vari, esiste una possibilità del 10% di venir feriti gravemente da un toro nel corso di un evento e dello 0,5% di morire per via delle lesioni riportate.
La manifestazione taurina che mette più a nudo la pericolosità di simili esibizioni è proprio la Corsa dei Tori di Pamplona. Benché l'anno scorso si siano registrati unicamente 4 feriti, risulta controintuitivo pensare a un'attività definita culturale che possa implicare anche soltanto la morte di chi vi partecipa o assiste, come è accaduto nel 2009 e nel 1995. Nel 2017 il giornalista di El País, Antonio Lorica, ha scritto che lo spettacolo della corrida, come lo conosciamo oggi, ha i giorni contati e che la stessa corrida debba adattarsi alla contemporaneità. Io stesso mi sono chiesto, forse ingenuamente, se sia possibile giungere a un compromesso, vietare l'utilizzo di armi ed evitare la sofferenza e la morte per i tori, pur mantenendo viva la tradizione. Cosa c'è nella filosofia della corrida? La filosofia della corrida è: devo punire il toro perché non mi attacca e lo punirò finché non mi attacca. I mean, the purpose of corridas is torturing the animals, so I cannot see any other way of, you know what I mean? I couldn't explain myself why people were so eager to see the death of the animal and why people were so happy to celebrate such a sad event. I think that people that are educated in this kind of traditions, yeah, and that like survives from parents to children, and then it, that's like, I don't know, they're like blindfolded. It's like they don't make the connection with the things that they are seeing, and it's a bit like sadistic, or they don't really understand that this animal is really crying out for help and crying, literally crying, because of the pain. Decía la noticia que me hizo mucha gracia que hay que la tauromaquia se tiene que innovar, señores. La tortura no se puede innovar. Con questo reportage non abbiamo voluto difendere un'ideologia, ma presentarvi, come sempre, la sfaccettata realtà che si nasconde dietro contesti talvolta di difficile comprensione. Al contempo, però, sarebbe ipocrita negare quale sia la mia opinione in merito alla corrida. Riconosciamo, siamo consapevoli che migliaia di persone vivono di tauromachia, che abbiano ereditato mestieri collaterali dai quali è difficile slegarsi, sia culturalmente che economicamente. Per quanto possa sembrarci brutale e violenta, la lotta tra uomo e toro, che prevede nella stragrande maggioranza dei casi la scontata vittoria del primo sul secondo, affonda le proprie radici nei secoli. Se vai a vedere, tu l'hai vista ieri, la corrida, lo spettacolo com'è, e a te è sembrato orribile, per altri, per ragioni culturali, gli sembra accettabile. Da punti di vista differenti, certo. E poi magari c'è una minoranza che va perché gli piace vedere ammazzare un animale. Penso che sia un po' comunque. Sappiamo benissimo che la violenza sugli animali non si limita a quella perpetrata nelle Plazas de Toros. Rispetto ad animali che conducono la loro intera vita all'interno di un allevamento intensivo per poi finire in serie sui nostri piatti, il toro de Lidia, cioè il toro da combattimento, conduce una vita relativamente agiata. Tuttavia, quella stessa vita è finalizzata a partecipare a uno spettacolo, per quanto emozionante in base ai punti di vista, incontrovertibilmente tremendo. Se vogliamo parlare di tradizione, dobbiamo anche filtrare cosa è necessario tramandare dal passato alla luce delle consapevolezze che abbiamo oggi. Non abbiamo la sfera di cristallo. Non sappiamo se la tauromachia, e quindi anche la corrida, avrà una fine. Se gli allevatori riconvertiranno le loro fattorie, se i finanziamenti statali prima o poi verranno a mancare. Pero yo creo que de aquí a un futuro sí, la tauromaquia va a desaparecer, porque mira, lo más importante para que desaparezca es que dejara de recibir subvenciones. En el momento que les corten el grifo, como se suele decir, en el momento que dejen de recibir subvenciones, se cae por sí sola, porque si no fuera por las subvenciones no puede sobrevivir, no podría sobrevivir. Esistono opinioni contrastanti in merito. Yo creo que si manterrà. Pian pianino il ragazzino dei 5-6 anni, la bambina di 8 anni, eccetera, eccetera, così cominciano ad assimilare questa cultura e quindi continuerà a sopravvivere.
I was born in Jerez. This is a city very popular for bullfighting. But I wasn't interested. But my grandparents, they, you know, commented all these artistic poses and gestures, the scenery. And they were, you know, and I was educated in this. But now that I have the knowledge and the information, I'm totally against it, and I think this is the proper way to evolve, yeah? Poniamoci tutti questa domanda. La corrida è uno spettacolo moderno? Dipende cosa intendiamo con l'aggettivo moderno. Nient'altro che un termine di paragone, forse, che noi stessi esseri umani abbiamo inventato per indicare materialmente il progresso economico e tecnologico, non morale. Anche la tradizione è un costrutto e non una verità che ci viene calata giù dal cielo. In natura non vale la legge del più forte, bensì del più adatto, altrimenti noi ominidi non saremmo qui. E se la tradizione non sembra adattarsi ai nostri tempi, forse, e dico sempre forse, è arrivato il momento di abbandonarla.